petto di piccione scaloppato al foie gras sul letto di uva caramellata. Allora, piccione, siamo sulla selvaggina da piuma. Quindi piatto importante anche in questo caso, il piccione se è cotto bene dà sensazione di succulenza, cioè se la carne è cotta appunto giusto dà succulenza, poi in questo caso i piccioni molto spesso vengono marinati con vino rosso e per tirare fuori l'aromaticità e molto spesso poi vengono aggiunte le preparazioni anche sensazioni erbe aromatiche, di spezie, quindi tiriamo fuori proprio la nota aromatica di questo piatto. L'aggiunta del foie gras gli va a dare patinosità, morbidezza, gli va a dare sensazione di grassezza, di lieve tendenza dolce. Il foie gras dà la preparazione anche della tendenza amarognola e allo stesso tempo va a esaltare la sapidità. Avremo anche dell'untuosità perché i grassi in fusione danno untuosità. L'uva caramellata adesso dà anche una lieve sensazione di dolcezza, però dobbiamo tenere presente che il fatto che sia caramellata molto spesso va a dare anche sensazione amarognola perché adesso dipende anche dal grado di caramellazione. Qui dobbiamo andare a scegliere un vino rosso importante che abbia qualche anno, che quindi non abbia più tannini vigorosi, che sia smussato. Allora, qui potremmo andare a scegliere, su questa preparazione, signori, potremmo andare in Toscana. Andiamo a scegliere un Brunello di Montalcino. E andiamo a scegliere una grande annata un po' invecchiata, un'ultima delle grandi, il 97. E c'è un Brunello che io amo particolarmente, è il Sugarille 1997, spero che piaccia anche a voi, dell'azienda Pieve di Santa Restituta. È un Brunello che fa sia legno grande che legno piccolo, quindi praticamente tira fuori tutte le caratteristiche proprio autentiche del territorio. Stilton e Cabrales. Stilton, Cabrales. Entrambi arborinati, Stilton Regno Unito, Cabrales arborinato spagnolo. Allora, Stilton e Cabrales, quindi cioè, siamo di fronte alla preparazione di formaggi veramente importanti. L'arborinato, quindi abbiamo una struttura nel piatto e abbiamo molti picchi di gusto. Abbiamo lo Stilton, allora abbiamo sensazione di aromaticità molto lunga e di intensità del piatto molto lunghe, abbiamo anche una abbastanza percettibile sensazione di grassezza in quanto sono formaggi ricchi, quindi sicuramente sapidità, grassezza eccetera vanno a dare succulenza, la sapidità, quindi succulenza indotto, un piatto succulento, lieve tendenza amarognola anche della preparazione. Dobbiamo andare su questa preparazione con un vino molto importante e beh, stavolta andiamo in Sicilia. Ci mettiamo una riserva, allora, una riserva di Marco De Bartoli, che è il vecchio Samperi Ventennale, vecchio Samperi Ventennale, che praticamente siamo 70% di Grillo, 30% di Nzolla, quindi fa 20 anni di metodo Soleras, quindi viene fuori un grande vino e le sensazioni di alcolicità, della preparazione, cioè del vino vanno a creare un equilibrio con la sensazione di succulenza della preparazione la tendenza morbida del vino va in concordanza con la sapidità del piatto. Sì, penso che possa andarci tranquillamente appunto confermo un vecchio Samperi Ventennale Marco De Bartoli riserva ventennale. A questo punto abbiamo consumato i quattro vini. Pettifuru al cioccolato scorzetta di arancia. Allora, io penso che la riserva potrebbe anche andare. Allora, Pettifuru al cioccolato, adesso dipende molto dal crudo del cioccolato, quindi dall'intensità del cioccolato. Comunque il cioccolato dà una grandissima aromaticità, a volte quando è in tendenza amarognola, un pizzico di grassezza, sensazione di grassezza. A scorzetta d'arancia, la scorzetta d'arancia si presume che quindi venga disidratata, passata nello zucchero, quindi dà sia dolcezza, ma lo